Eccoci qui, Cristina Costarelli, presidente NP Lazio. Cristina, parliamo di burnout di insegnanti e di carichi di lavoro decisamente eccessivi rispetto a alcuni anni fa e che con il Covid hanno palesato sempre più motivo di stress nella categoria. Costarelli, quali sono secondo lei gli elementi che bisogna affrontare e superare anche a livello normativo? Ci sono tantissimi insegnanti attorno ai 60 anni che desiderano lasciare il lavoro, andare in pensione e effettivamente si sentono carichi di stress e di incombenze lavorative. Che non riescono più a affrontare. Quali consigli possiamo dare anche al legislatore? Allora, sicuramente i docenti in questo momento particolare del post-Covid che si sta aprendo stanno manifestando tutto il peso di una situazione che da anni si sta caricando su di loro. Quindi, da un lato, sicuramente si può immaginare un alleggerimento dal punto di vista burocratico di richieste documentali, limitandosi a quelle che sono effettivamente utili per la professione. Quindi, ad esempio, una progettazione disciplinare sicuramente è necessaria, però evitare verbalizzazioni, incontri tecnici, cioè tutto ciò che va oltre e che appesantisce. Da un altro punto di vista, i docenti adesso risentono sicuramente di quello che il Covid ha richiesto loro. E i docenti devono gestire situazioni educative, formative sempre più complessi, devono essere anche un po' psicologi quando questo non è richiesto al loro profilo, devono rispondere ai genitori che adesso hanno un approccio verso la scuola spesso più aggressivo di quanto era in passato, quindi si trovano a dover rispondere su tanti fronti, burocrazia, educazione, genitori, relazioni e sicuramente a questo carico il docente risponde con un affaticamento. È un peccato perché questo rischia di spegnere quella motivazione che invece in molti docenti è forte, quindi la richiesta di qualcosa in più fa perdere quelle energie educative che invece dovrebbero arrivare ai nostri alunni e studenti. Quindi questo significa che in effetti il docente non sempre arriva lucido e con le energie adeguate in aula. Sì, esattamente, anche questo, cioè spesso le sue energie, ecco, vengono disperse, vengono richiamate da altre esigenze e quindi arriva in classe o carico oppure un po' spento nella motivazione. E ripeto, la maggior parte dei docenti ce la mette tutta, questo lo posso dire per esperienza diretta, poi dopo questi 3 anni ancora di più, però questo rischio, ecco, di perdere l'entusiasmo, di perdere proprio il divertimento dello stare a scuola, cioè, e dobbiamo assolutamente evitarlo perché. Come si può, a suo modo di vedere, venire incontro ai docenti e si può dare qualche consiglio anche per meglio affrontare la didattica e per avere quella marcia in più e non far pagare agli studenti tutte queste problematiche? Sì, il suggerimento, ecco, che mi sento di dare e che do spesso anche a me stessa, perché anche i dirigenti sono coinvolti in questa situazione, è quella di restare lucidi, cioè di capire, di definire sempre quali sono le priorità e di mettere in un secondo piano di attenzione tutto ciò che è, come dire, di contorno. Quindi non perdere mai il punto di vista per cui bisogna arrivare agli alunni, perché questo è lo scopo della formazione e dell'educazione. Ciò che intorno va, diciamo, disposto nello spazio che merita, quindi senza, come dire, sentirsi affogati, trovare una giusta, dare delle giuste di priorità in modo tale di non perdere la centratura di quello che è il fine. Possiamo concludere con una battuta, dare più spazio agli studenti e anche un po' meno ai dirigenti? Ma se vogliamo dirlo va bene, noi dirigenti facciamo un passo indietro volentieri perché per noi i docenti che vanno da soli sono una grande ricchezza, per la scuola tutta e per i dirigenti in primis. Bene, grazie a Cristina Costarelli.